Ciao a tutti, allora vediamo insieme il nuovo volantino Lidl della prossima settimana che va da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre. Faccio una precisazione all'inizio perché mi è stato fatto un commento sulle mie proprietà di linguaggio, quindi dovrò usare un linguaggio molto, molto aulico perché si è detto che parlo male. Allora, oddio, in senso di italiano, che sbagli i congiuntivi, ste robe qui. E a me non risulta, sinceramente, sfondoni potrei anche farne, magari senza accorgermene, perché comunque io uso un linguaggio confidenziale con voi, amichevole, come se parlassi con un'amica, quindi è un linguaggio scurrile. Mi è stato fatto questo appunto, ci sono rimasta così proprio. No, non male, ma enigmatica, diciamo, e perché ci sono tantissime YouTuber famose, che non faccio nomi, che parlano in una maniera che neanche soggetto, verbo e complemento sanno dire sinceramente e sono personaggi, diciamo, più pubblici. Io che ho un canale comunque piccolino, che mi seguono poche persone, farmi sta appunto mi fa molto sorridere, però vabbè. Però era solo per dire che non mi sembra che io parlo un italiano errato, solo per questo. Comunque, vediamo un po' questo volantino se c'è qualcosa di interessante, visto che si entra nella prima settimana di settembre, magari c'è qualcosa di cartopazzo che può interessare. Allora, nelle prime pagine abbiamo sempre i prodotti sotto costo, vediamo qui anche prodotti di marca. Molto conveniente la polpa Mutti, che sono 4 pezzi, 4 lattine. Vediamo un po', poi questi qui della Vidal presumo siano nuovi, perché con questo packaging non li ho mai visti sinceramente. A me piace tantissimo quella della Vidal Noir, quello lì, il barattolo nero, che è un odore prettamente maschile, però a me piace un sacco. Mi fa proprio sentire quanto faccio la doccia fresca piuttosto che magari bagnoschiuma floreali, oppure a me piace tantissimo al cocco, però non mi fa sentire fresca e pulita, non so perché, però mi dà sta sensazione, insomma. E poi abbiamo frutta e verdura, le carni, c'è la tartare in offerta che se la vede mio moroso sarebbe strafelice. Le offerte del lunedì, le offerte del giovedì, altre offerte. Tra l'altro volevo dirvi che sono ripassata alla Lidl per il volantino della scorsa settimana dove c'erano shampoo e balsi solidi e non li ho trovati sinceramente. Boh. E poi altre offerte, insomma, qui le solite cose in esclusiva da Lidl, Bonovo. Boh. Ah, rientrano in street food, le strade del gusto, questo qui l'avevamo visto varie volte. E nulla di particolare. Sono tutti, diciamo, cibi veloci da strada, che praticamente qui vedo tutto un ammasso di fritto che non ho sinceramente mai provato perché non sono una grande amante del fritto. E va bene. Poi abbiamo anche un po' di bibite, birra, di cui vi dico non ne so, salsa burger, bibite analcoliche e vabbè, poi, quindi insomma nulla di particolare. I soliti attrezzi di cui non vi racconto mai niente, pollice verde, abbigliamento per bimbi e bimbe. Prettamente autunnale, troppo carine queste giacchettine col cappuccio con le orecchie, molto carine. Poi abbiamo le parure, cose per la pappa, poi abbigliamento per ragazzini, quindi sia da maschio che da femminuccia. Poi prodotti per la cucina, abbiamo il robottino Simil Bimby. Poi questo qui che marchio è? Ah, sempre l'Ernesto. Abbiamo queste casseruole. Le alzatine, che carina. Se la vede mio amoroso gli piace queste cose.
coltelli, piastre, sbattitori. Ad esempio, il sbattitore elettrico dovrei comprarlo perché quello che ho io è a un. Cioè, è rimasto solo con un gambo, diciamo, e poi non gira neanche tantissimo bene, che fra un po' sembra che prende il volo. Poi abbiamo l'abbigliamento casual uomo, abbigliamento casual donna, poi abbiamo l'intimo e le super offerte del weekend. Che triste questo volantino, molto triste. Non c'è niente che mi stuzzica, quindi prossima settimana sicuramente non ci vado, anche perché rinizio a lavorare, quindi dopo mi faccio più fatica, però non c'è nulla di che. Lo trovo molto molto triste. Non so, ditemi voi se ci avete trovato qualcosa di interessante, ma a livello di cartopazzo, hobbistica o nuovi prodotti Shein, make-up, eccetera, abbiamo visto che appunto non c'è niente, quindi è un po' così, tristino, ma aspettavo qualcosina di più. Niente, questo è tutto e ci vediamo presto e sempre la prossima settimana con il nuovo volantino Lidl. Un bacione a tutti, ciao ciao!